La Miternina centra la salvezza per la terza stagione consecutiva. Più di 120 minuti in un playout tiratissimo col Castelfidardo ed un risultato finale di 1-1 che alla fine premia la squadra di Vincenzino Angelone. Scoppito si godrà un'altra stagione in Serie D, fatto da rimarcare per il piccolo comune alle porte dell'Aquila e che quest'anno più che mai ha puntato sulla linea verde, valorizzando ragazzi, alcuni dei quali sembrano avere buona prospettiva. Delusione per il Castelfidardo e per gli oltre 200 tifosi arrivati dalle Marche e che al 120esimo hanno visto strozzarsi in bocca il colpo salvezza. Angelone parte con il 3-5-2 scegliendo Merlini tra i pali e mettendo un under di movimento in più in attacco da Alessandris. Mobili approccia con un 4-4-1-1 da Alessandro alle spalle di Sbarbati. Marchigiani più decisi in avvio, Sbarbati calcia alto al 18esimo. La Miternina entra pian piano in partita, che si gioca sul filo dell'equilibrio ma con pochi spunti di cronaca rilevanti. Lo stesso accade nella ripresa, ad eccezione del colpo di testa di D'Alessandris al quinto. La tensione latente tra le due squadre viene fuori poco prima della mezz'ora, quando si susseguono le sorprese. 27esimo, Urbinati stende Valente, Zingarelli di Siena concede il rigore, che Torbidone trasforma con un sinistro secco e preciso. Gioia che dura appena 2 minuti. La difesa scoppitana pasticcia su un corner, Di Ciccio tocca con un braccio sulla linea di porta, inevitabile il rigore e l'espulsione. Dagli 11 metri il neoentrato Cavaliere spiazza Merlini. L'altalena non si ferma, 35esimo, Belelli, già ammonito, si becca scioccamente il secondo giallo e va negli spogliatoi anzitempo. Castelfidardo addirittura in 9 dopo altri 2 minuti, fallo da dietro sul Torbidone di Cervellini che si prende il rosso diretto. 10 contro 9, il verdetto viene differito ai supplementari. Nel primo si fa apprezzare Petrone con questo destro dal limite, ma è il secondo supplementare a riservare le principali emozioni. Il Castelfidardo ha bisogno della vittoria e ci prova come può. Centrale il colpo di testa di Urbinati. Al 13esimo Ciannelli spreca un contropiede in superiorità numerica. La palla d'oro all'ultimo assalto capita poi a Capparuccia, che incredibilmente tira addosso a Merlini. E allora la Miternina può fare festa. Castelfidardo in eccellenza dopo un solo anno di Serie D. Oggi è stata una partita tirata perché anche le condizioni del campo, con la pioggia il campo era insidioso, quindi era una partita aperta a qualsiasi risultato. È stata ben giocata da tutte e due le squadre, tanto che sono state pericolose e loro all'ultimo minuto hanno avuto la palla per vincere e noi un minuto prima per chiuderla. Però un plauso va ai miei ragazzi perché come sempre ci hanno creduto tutto l'anno, non hanno mollato, l'avevamo detto, noi ci dobbiamo salvare anche all'ultimo secondo, all'ultimo pallone, però ci dobbiamo salvare e così è stato. Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che mi hanno mollato, soprattutto nel mese di gennaio e febbraio, dove era tutto nero, infortuni, squalifiche del campo, squalifiche dei giocatori, non si riusciva a venirne fuori. Vi sono stati bravi, alla grande ne sono venuti fuori, hanno meritato di fare i play-out in casa, con un po' più di fortuna si poteva anche uscire dalla griglia play-out perché mancava un punto, però ecco, noi siamo nati per soffrire, questa è una squadra giovane, una squadra che deve crescere tantissimo tutto per fare questa categoria. E ci ritroviamo salvi, ci ritroviamo anche con un bilancio positivo perché abbiamo vinto il premio dei giovani, abbiamo valorizzato un 98 che probabilmente troverà posto tra i professionisti, quindi anche a livello economico non so, ci siamo salvati ma siamo andati in attivo, quindi quest'anno è stata un'annata positiva sotto tutti i punti di vista. Si è fermato il cuore sull'occasione che hanno avuto alla fine della partita? Ma il cuore era fermo dall'inizio del secondo tempo supplementare, quindi non perché come ho detto prima era un campo insidioso dove loro poi nelle mischie sono bravi perché sono strutturati, hanno 5-6 persone altissime e quando mettevano questi palloni in aria noi un po' come struttura fisica soffrivamo, quindi abbiamo evitato al massimo di fare calci da fermi ed eravamo lontani dall'aria. Sì, quell'azione è stata un po' lo specchio di tutto il campionato, forse siamo avuto la fortuna a quell'azione, quella non abbiamo avuto prima, però è pure vero che un attimo prima Gizia tu per tu col portiere, se va dentro arriva dentro la porta con la palla, preferito di dare la messa fuori, quindi diciamo che la partita la potevano vincere tutte e due le squadre, però alla fine l'ha vinta chi l'ha meritata. Per chiudere, parlavamo prima un po' di un bilancio statistico, una serie di promozioni, ora una serie di salvezze, Scoppito mantiene la Serie D, Angelone cosa farà? Ma noi abbiamo fatto 2 promozioni e 3 salvezze che sanno tanto di vittoria del campionato, non è per vantarsi o d'altro, però basta guardare il curriculum dei nostri ragazzi per rendersene conto. Angelone quello che farà, adesso si gode quest'ennesima salvezza, poi si vedrà.